Ma buongiorno! Magari ti abbasso di qua? Che scema che sono, non mi ricordo mai Ora i limoni, signora! tutto. Ciao Anto, ciao a tutti. Mi sono dimenticata di ricaricare lo spruzzaino, però vabbè, pazienza. Come state? Come andiamo? Madre che sbocco, ero su un'altra schermata. Ciao Vale, ciao Betty, Antonio, che sincronia con l'applauso, meraviglia. Ciao Babi, buonasera a tutti, buonasera. Allora, i sentieri artistici, ciao, buonasera Tasia, buonasera. Ciao Annalisa, buonasera. Allora ragazzi, allora, comunicazione di servizio. Ho bisogno di voi perché se fate l'iscrizione a Prime, per favore, ciao Barbara, per favore, potete fare un video senza audio? Cioè, riprendete mentre fate l'iscrizione. Ho bisogno di sto minchia di video, per favore, qualcuno se lo deve fare l'iscrizione con Prime, mi fa il video, grazie. Sono appena rientrata dopo una seduta dal fisioterapista e ora rovinerò tutto dipingendo. Esatto, quello che faccio io tutte le volte che vado dal chiropratico, gli sgancio 50 euro e poi torno qua e mi smincio di nuovo il collo. Allora, seconda comunicazione di servizio. Domani il signore Antoine Pace, Antonio Pace, che si palesi in chat, grazie, dipingerà con noi. Ciao Ciccia! Ciao Isa, finalmente! Il signor Antonio Pace dipingerà con noi lo stesso soggetto che oggi faremo insieme, ma ad olio, ragazzi, cioè sfida, sfida personale, 2 ore fare un dipinto ad olio. Non so come farà, ma lo scopriremo domani. E se volete partecipare con lui e dipingere insieme a lui, ci dica Antonio. Apos 1986 Cird X4. Sì. Eccimi, son qui, faccina sorridente, sorriso a bocca aperta con occhi chiusi. Eccolo, eccolo. Ci dica Sara. Sara-J-Cird X4. Bonjour, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io Antonio ti voglio bene, ma se porto l'olio in casa mia moglie lo usa per darmi le fiamme. Ma no, c'è la trementina in odore adesso, Paolo. Non puzza più come una volta la faccenda, giuro. È una figata. Anzi, ci sono anche i colori alchidici, che sono colori ad olio, fra virgolette, che invece di usare come medium l'acquaraggio, la trementina, si utilizza l'acqua. Non li ho mai provati, non so cosa dirvi, ma esistono. Dico che c'è la trementina in odore, non puzza, c'è solo quel sentore di olio che fa molto atelier d'arte. Alchidica all'acqua, esatto. Le ho vendute, ma dai, veramente. Quindi domani con il signor Pace, il super maestro Pace, ci delizieremo a dipingere di nuovo questo a olio. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Ma per applicazioni industriali, no, ci sono i colori alchidici all'acqua, appunto, per la pittura a olio, ma non so com'è la resa. Se qualcuno di voi l'ha usata, mi dica. Io starei a sniffarla, no? Io una volta ho comprato la trementina aromatizzata, sapeva di banana. Io tutto quello che sa di banana, caramella alla banana, minchiata alla banana, sbocco. L'ho usata, avevo nausea dopo, quindi prendete quella in odore. Che meraviglia che sei! Madonna, oggi guarda, c'ho pure il mio solito simpaticissimo cerotto al collo, copriamo. Che cosa ridi, Antonio? Trementina alla banana, ma come fanno a venire di queste idee alla gente? Io dei colori olio vecchissimi. Funzionano, funzionano. I colori olio sono immortali. Li metti sulla tavolozza e durano un mese. Non si asciugano mai. Elena! Ecco, Renato Zero. Allora, c'è un dibattito tra Renato Zero, poi abbiamo, come si chiama? Aiuto! Quello Agnelli, Manuel Agnelli e poi Richard Benson.
Io vado di punture, strappo muscolare, ma stiamo sempre tutti molto bene. Per lo sbocco rido, Madonna, alla banana, una nausea mi è venuta. È Renato zero, dite, o Richard Benson. Zero totalmente, ok. Ciao Maio, ciao, ciao. Allora ragazzi, potremmo anche iniziare perché come al solito facciamo notte. Che grandezza devo fare il disegno? Oggi lo puoi fare anche 100 per 70, non c'è problema perché lavoriamo. Dicevo che lo puoi fare enorme anche perché lavoreremo pochissimo bagnato su bagnato. Ah, cazzo, sto male. Avete visto? Ho messo delle canzoncine nuove. Canzoncine nuove. Questa proprio è meravigliosa. Bello che dicevo, non trovo più lo spruzzino pieno d'acqua, così mi sono messa a travasare l'acqua del barattolo facendo questo movimento, rischiando la vita, e poi avevo l'altro vicino, benissimo. Ok. Colori ad elio. Allora, Saranno cazzi care. miei. Buongiorno Paola, buongiorno, buongiorno. Ma che bello che siete tornate tutte, tornate, tornate. Allora, cari, io non farò il piatto azzurro perché mi sono rotta di rifarlo azzurro. Allora, utilizzerò questo acrilico della Amsterdam che è leggermente fluo. Facciamo limoni pop. Io faccio i limoni pop. Voi fateli come volete. Adesso vi faccio una piccola interrogazione. Scusate, non ho resistito. No, no, vai, vai. Tutto bene come al solito. Ciao, amica. Ciao, ciao, cara. Allora. Chi mi sa dire perché questi limoni funzionano così bene con questo sfondo? Via, al quiz. Dovete rispondermi. Oggi che l'ho fatto piccolo va bene, vabbè, poi puoi farlo anche gigante, vale. Prima gli acquarelli. Brava Sara. Brava Elena, va bene, avete già capito, colori complementari, esatto, funziona bene perché quando voi volete fare un dipinto che funziona visivamente senza starvi a sbattere troppo a pensare ai colori, andate con i complementari che è sempre la soluzione giusta. Io invece oggi che sono transgreen, appunto userò un fucsia fluo, infatti è fichissimo, infatti, guardate che brava. Pure con i tubetti di colore. Poi userò un bianco, uso quello della Polycolor, anche se ne ho di altre marche perché è molto più coprente, visto che questo Amsterdam rimane molto trasparente. Prendo anche un blu oltremare perché mi servirà per scurire nell'ombra il fucsia e farlo diventare violetto. Ho un dubbio di fare il viola al piatto. Sì, anche viola non è male. E poi vediamo se utilizzare qualche altro colorino. Qua io ho il mio flaconcino con i tubetti. Ragazzi, questi della Royal Talents fanno cacare. Me l'hanno mandati quando ho vinto il concorso sul tema mare. Vi ricordate che vi ho rotto le palle per farmi votare? Ecco, mi hanno regalato anche questi, sono orribili. Invece gli Amsterdam, che sono sempre la Royal Talent, sono meglio. Boh, vabbè. Stavo cercando un colore per scurire. Posso usare questo magenta. Sembra rosso caldo, ma è magenta. Ok. Che dite? Partiamo in tromba? Mi sistemo, caricare. Giro la fotocamera. Voglio. Ecco qua, io ho attaccato il disegno, ma non è necessario. E andiamo verso il primo limone. Ok. Allora,
Ho visto che gli acrilici se ne consumano un sacco, abituata con gli acquarelli, ma in realtà dipende quanto grosso devi fare il lavoro. Io quando uso gli acrilici di solito, se faccio un dipinto grande, sì, ce ne vogliono un po' di più, però fidati che certi tipi di acquarelli, tipo i granulati, che proveremo insieme in settimana prossima, perché ne ho comprati degli altri. E si consumano tantissimo. Allora, cari, prendo un giallo limone, strano, eh? Vale, scusa, puoi aspettare un microsecondo. Sì, intanto vi dico che prendo il giallo limone, che è quello più sparato che ho, e me ne metto un po' sulla tavolozza, diluendolo leggermente. Questo giallo limone è della sempre Royal Talents serie Van Gogh, è molto coprente. Quindi lo diluisco bene così rimane un pochettino più trasparente. Gli Oradam sono tutti granulati? No, no, Paolo, ci sono gli Oradam granulati e gli Oradam della linea fine, extra fine, che non sono granulati. Poi ci sono gli Academy, che sono la linea studio sempre della Schmincke, che non sono granulati. Prendo un arancio, me lo metto nel piatto e poi prendo anche un ocra. Io le terre non le uso tantissimo, però questo qua è l'ocra, ocra gialla. Però ci vogliono nella tavolozza le terre, assolutamente. Ok, mettiamoci un'ocra e poi a parte Ora i metto. limoni, signora! Ciao Marisa, yuhu! Bene, che di solito ho fatto i manifesti d'acquarello, oggi vado in formato piccolo, caravale, oggi potete farlo grande. Vabbè ragazzi, ecco, insomma. Ciao Marisa, prendo anche un po' di blu. E lo sistemo qui e lo mischio con una puntina di viola. Prendo un viola freddo. Con questo faremo le ombre dei lemons. Questi sono i colori che ci servono per fare i limoni. Giallo limone, arancio, va bene arancio di cadmio, qualsiasi arancio, ocra gialla, blu più viola. Ciao Lamanci, buonasera a tutti. Mi mandate per favore, un Elio che fa. Tanto che aspetto la Sara, ritorno tra di voi. Aspettiamo Sara 2 secondi e poi partiamo. Qua c'è bisogno di un po' di organizzazione del tavolo, ma questo tavolo inizia a starmi molto stretto. Quanti limoni, signora, ci sono stati finora? Pochi, due. Però, cara Marisa, ho messo l'audio di Elio e poi ho messo, a me mi piace la Nutella, forse l'ho messo anche l'altra volta, nel piccolo Lucio. Sara c'è, hai messo Elio, sì. Allora, Sara c'è, quindi ritorniamo qui. Bene, grazie. Allora, bagniamo il primo limone lasciando fuori. Cos'è successo? A Pace 1986 has gifted 1 sub to viewers. Cosa hai fatto, Antonio? Hai regalato un abbonamento a Sara? Perché? Grazie! Pensavo avremmo iniziato con gli acrilici. C'era ragione per cui iniziamo con gli acquarelli. In realtà no, però preferisco partire dai soggetti principali. Che carino Antonio, grazie! Che carino, grazie! Ma no, piango! Che carini che siete! Io adoro questa community, veramente! Grazie mille! Mua, grazie! Bene, ciao, vi seguo, ma dipingo dopo perché ora devo finire. Tranquilla, Franci, siamo qua! Allora, partiamo da il limone sopra, lasciamo fuori i 3 punti luce e lo andiamo a bagnare tutto. Il destinatario casuale, ragazzi, non abbiate male. Ah sì? Vedi, Antonio è più skillato di me con Twitch. Cioè, Antonio, dovresti aprirti un canale anche tu.
Ditelo ad Antonio. E poi io sono gasatissima per questa collaborazione di domani perché secondo me vedere due tecniche così complicate e differenti sullo stesso soggetto, cioè, è uno sballo, ragazzi. Ma dove le trovate queste cose? Anzi, se volete che io collabori o chieda collaborazioni con altri artisti perché vi piacciono, volete vedere cose differenti fatte da due persone differenti o cose uguali fatte da due persone differenti, ditemelo che le contatto. Volevo anche fare un mix tra digitale e tradizionale con Angie. Il verbo spillare ti rende giovane. Ma dai, non dovevi specificare. Ad Antonio sto dicendo da mesi che aspetto le sue live. Appunto, Marisa, schillare. Hai visto che giovane che sono? Ma perché vengo da un passato da gamer e quindi schillare era praticamente un gergo utilizzato quando giocavamo. Uno schillato era uno bravo. Ok. Bagniamo bene il nostro lemon e vediamo che non si asciughi. Cioè, ragazzi, io non ho. Qua non fa caldo per un cacchio, non so lì da voi, ma non dovrebbe asciugarsi troppo velocemente. Aspettiamo i canonici 3 minutini e vediamo come asciuga. Così poi lo possiamo andare a riprendere dove si sta asciugando. Vedete che è bagnato tutto uniforme. Ma che bello, come si vede bene! Figata. Adesso aspetto 10 minuti, io sto usando la Canson XL, cellulosa oggi. La settimana scorsa uno mi ha detto printare e volevo printare il 5. Vabbè, adesso printare è un po' estremo, ecco. Ma poi perché printare? Ho capito che voleva una stampa, ma printare è un po' estremo. Oppure quelli che parlano in italiano a un certo punto ci buttano lì la parola in inglese. Ma perché? Cioè, perché? Però skill si usa. Skill si usa. Va bene, dopo aver perso mezz'ora a bagnare sto limone, prendiamo il giallo e partiamo da qui. Posizionandolo, se non avete il giallo limone come al solito non c'è problema, prendete il giallo che avete. Il giallo limone lo sto usando perché è bello bello carico, bello potente. Sì, ecco, stampare, stesso numero di sigla. Ciao Luca, ma buongiorno, buongiornissimo, come andiamo? Che ci racconta il signor Luca? Se non conoscete il signor Luca, è un fumettista fighissimo e andate a cercarlo su Instagram, assolutamente. Vado anche in mezzo ai punti luce. Aspetta che vi leggo. Appena riesco. Aprire un PC e arrangiare una postazione che non sia in mezzo alla balla a casa. Bravo, un disegno che si può anche sentire. Sì. Ciao Luca, tutto a posto? Spero anche voi altri. Non avevo connessione, aiuto, cosa stai usando? Mary, sto usando. Ho bagnato tutto il limone e sto usando un giallo limone. E sto facendo un bagnato su bagnato. E così, così, così. Forse noi da fine mese diventiamo gialli come questo limone, incredibile. Vado a sciacquare il pennello, lo asciugo leggermente e sfumo questa parte. Così. Sciacquo il pennello, lo asciugo leggermente e vado ad asportare questa parte qua. Per dare appunto un punto luce ulteriore. Non si sente più nulla. Come? Il microfono funziona? Acquarelli, adesso ok, forse è problema mio. Ok. Ciao Vale, buonasera. Ok, con il giallo abbiamo
terminato, sistemiamo ancora un po' qua. Prendiamo l'arancio, lo posizioniamo qua sotto. Ricordatevi che gli acquarelli sbiadiscono un pochettino, soprattutto quelli che non sono straprofessionali. Quindi anche se sovraccaricate leggermente, pazienza, cioè tanto schiarisce, anzi secondo me sono più fighi. Ok, oh, ti sento, ok. Poi andiamo a sfumare l'arancio. Quindi a fine mese dovremmo diventare gialli e sto aspettando il DPCM matrimoni perché come sapete abbiamo in canna il matrimonio e non si sa che cazzo si può fare e questa cosa mi urta il sistema nervoso in una maniera che non potete capire. Io che mi organizzo anche quando lavarmi i capelli in settimana, non sapere cosa fare e non avere potere decisionale mi fa incazzare e non poco. Però vabbè, pazienza, così è, ci dobbiamo rassegnare. Prendo il blu mischiato al viola e vado a fare delle ombre che io amo, questo tipo di ombre con questa tonalità su il giallo e l'arancio, sempre per un discorso di colori complementari, visto che il viola è complementare dell'arancio, anzi ne metto ancora una puntina di viola. Mi sembra un chiaro segno del destino non sposarsi. No, dai, Vale. Dopo 12 anni non posso fare un matrimonio geriatrico poi che arriviamo a 80 anni. Oh, vabbè, oggi ci sposiamo. A me continua a bloccarsi la connessione, ma poi riparte. Simo, prova a entrare e uscire da Twitch e aggiornare la pagina. Tanto io sto mettendo il viola. E lo sfumo. Metto anche un po' di giallo vicino al viola. Ok, carico ancora un po' di arancio. Qui e qui. Giallo. È ancora bagnato il vostro lavoro? Spero di sì, tanto stiamo facendo un micro bagnato su bagnato. Comunque, ragazzi, la settimana scorsa avete fatto delle bombe atomiche e voglio vedere lo stesso risultato oggi. Impegnatevi perché avete fatto veramente delle robe pazzesche con le piante grasse. Prendo di nuovo il viola e il blu e lo posiziono di nuovo un po' qua per intensificare. E sfumo. Ora vi leggo, un attimo, che qua se no sempre al solito facciamo notte poi. Ok. Porto un po' l'ombra al centro, poco poco. Con il giallo vado a sistemarmi alcuni punti, ma direi che più o meno il primo limone va bene così. L'unica cosa che faccio è andare un po' a sfumare il giallo nella parte delle luci. Quindi lo sfumo verso l'interno, così, e basta. Questo è il primo limone, anzi, ci aggiungo un po' di giallo qua. Ok. Io dico ok e poi continuo a ritocchignarlo perché sono una. Poi lo vedo dallo schermo e vedo gli errori. Ok,
Ok, allora vi leggo. Intendevo non sposarsi in generale. Benissimo, Luca. Sarà Rutter che non sopporta la vitamina D. Questa è vitamina C, Luca. Ci dica, Antonio. Apos 1986 Cird X4. Se mi escono una cagata, sti limoni mi sotterro. Ma Ho figurati. visto più limoni che familiari in st'ultimo mese. È impossibile che ti vengano una cagata i limoni. Figurati. Figurati. Poi, Simonetta, lo fa ancora. Ma cosa mi avete scritto che ho perso la chat? Ancora te lo fa? La Babi ride. Allora, spostiamoci nell'altro limone e facciamo la stessa cosa, semplicemente. Quindi lo bagniamo tutto quanto, tranne i punti luce. Ok. Allora, intanto che Maremma che limone marcio, ma va, ma adesso io poi voglio capire. L'altra volta ho fatto una lattuga, che schifo, poi è venuta una figata, cioè avete fatto delle piante grasse che potevo anche prendere, chiudere il canale e ciao, perché avete veramente fatto tutti una cosa più figa dell'altra. Quindi non vi credo più. Antonio, li farei stupendi. Ecco, diteglielo. Il viola è diventato marrone. Va benissimo così. Sarà un marrone violaceo. Ok, andiamo di giallo da questa parte. E qua sotto. Quindi io non vi credo più perché alla fine della fiera fate veramente dei lavori magnifici, soprattutto nel figurativo. Cioè, sa che la prossima settimana possiamo fare un campo di fiori con un bel cielo per ritornare al discorso del cielo dell'altra volta. La tua pianta grassa è bellissima. Non ho detto che sembrava un'insalata, ma che ero soddisfatta, comunque mi hanno stancato pure la pianta curvi qui in casa. Come si fa ad aggiungere Renato Zero? Io non ho ancora capito. Bisogna sganciare i money, Paolo. Devi comprare i bit, schiacciare, premere su front row, che è penso sopra la chat, e diventi Renato Zero. Non so perché il primo ha una faccia con praticamente un teschio. Non lo so perché. Vabbè, ma io non ho i bits, e allora lascia stare. La mia era una lattuga, non è vero, Paolo. Le vostre grasse erano stupende le grasse di tutti, ragazzi. Bellissime. Mi hanno fatto complimenti su complimenti per voi, sappiatelo. Ma in scaletta in futuro si potranno aggiungere le galassie? Lo sta facendo la signora. Come cazzo si chiama? Come si chiama? La Lella. Quindi non volevo, visto che sta facendo un corso a pagamento, non volevo. Prendo l'ocra. Non volevo fare una cosa gratis quando lei fa una cosa a pagamento. Quindi magari in un futuro, quando avrà finito. E la gente si sarà dimenticata del suo corso, ecco. Però così tante reference che mi avete mandato, tra ninfee, tramonti, cieli, paesaggi, che ne abbiamo veramente fino a luglio. Quindi non vi preoccupate, che cosa da fare ne abbiamo. Ma non è oggi Osmo. Sì, o è Renato Zero, o è quello. Come cazzo si chiama? O è Ozzy Osbourne o è l'altro? Come si chiama l'altro? Arancio, prendo l'arancio. Emanuele Agnelli. Dipende da come la vuoi interpretare, ecco.
mettessero cose un po' più ridicole, ma ci sono solo gli unicorni carini, i ninja e Ozzy Osbourne, e poi ci sono le robe di Halloween e di Natale, cioè non siamo in periodo, meno male, non ne posso più di ste robe. Intanto sfumo l'arancio, abbasso un po' la luce, magari vedete meglio, sì. Allora, sfumiamo sto arancio. Ne prendo ancora un po' e lo piazzo qua sopra. Voglio fare una diretta. Devo fare due dirette. Allora, una sui granulati, provarli con voi, che devo fare dei fondi per le acciughe. Quindi, sono fondi molto lavorati e quindi volevo farlo con voi. E la seconda cosa che volevo riprovare con voi è la fusaggine liquida. E volevo fare un ritratto. Non ho più avuto tempo perché ho avuto un sacco di commissioni e adesso me ne sono arrivate delle altre. Però, visto che non sono urgentissime, posso tergiversare un attimo e dedicarmi anche un po' di più alle live, ecco. E mi sono buttato su cose anche un po' mie, non è un tradimento, ma figurati Paolo, anzi, io sono felicissima. Ah, ok, non lo sapevo. Non segui la signora Lela? Esatto, Zingarelli, Zingarelli. Sono scomoda. Ragazzi, mi serve uno studio più grande, ci stiamo lavorando. Poi mi serve una sedia più comoda perché mi spacco la schiena. Sto usando il colore che ho fatto con il blu e il viola per fare le ombre. Assolutamente, perché sta sedia mi sta ammazzando veramente il culo e la schiena. Quando avrò uno studio più grande, mi comprerò il sogno della mia vita, che è il tecnigrafo. C'è una ragazza che mi segue che lo ha a casa, non lo usa, lo vende. Gli ho detto tienimelo lì, non lo vendere perché lo voglio io. Solo che qui dentro non mi entra il tecnigrafo perché sono, cioè, giganteschi. E quindi aspetto, aspetto, voglio il mio tecnigrafo, voglio la mia postazione, voglio, intanto asporto un po' di colore e ci metto un po' di giallo perché l'ombra si è allargata troppo. Guardate con la cellulosa come viene via il colore in una maniera fichissima e torna bianca totale. Metto un po' di giallo. Voi scrivete, poi vi leggo dopo, se no vi ripeto che se mi metto a leggere e a dipingere facciamo veramente notte. Prendo di nuovo l'arancio. Lo metto da queste parti per rafforzare un po'. Arrivo, finisco questo limone e vi leggo. Aspettate, quindi voglio il tecnigrafo perché almeno si può inclinare e il mio collo ringrazia. Nuovo costa una fucilata, usato, l'ho anche trovato sugli 80 euro, però su eBay poi mi chiedo sempre, ma come faccio a farmelo spedire che comunque c'è, peserà una tonnellata quell'affare lì. Quindi se trovo qualcuno qua a Genova che me lo vende, sono felice. Ok, sfumiamo. Aggiungo un po' di giallo anche qua. Intensifico intorno ai punti luce. Io non so com'è da voi, ma qua la mattina è bello, poi a un certo punto o piove o si annuvola,
Ho un freddo porco, non ne posso più. Voglio l'estate. O almeno la primavera, cioè. Ma sembra. Sfumo dentro, come ho fatto prima, alla parte di luce assoluta, quindi lì in mezzo. Non vi sto cagando, arrivo, giuro, mi sento una merda quando non vi cago. Allora, cosa state scrivendo? Allora, aspetta, aspetta. Allora, ciao Seri, buona Seri. La Lella è la Lella Illustration. Io uso come poggiamani. Che cosa? Lella Antonella Orsi, esatto. Il tecnigrafo è il mio sogno, esatto. Come sempre da ignorante di belle arti, non so cosa sia il tecnigrafo. Il tecnigrafo è un tavolo che usano gli architetti. Praticamente ha incorporato la doppia riga in modo tale che gli architetti facciano. Intanto aggiungo qualche ombra ancora. Gli architetti riescano a fare i progetti con le righe dritte avendole attaccate al tavolo, ma mi interessa perché si inclina, cioè se è un tavolo che si inclina. Anche lei ha acquarelli diretti G, sì, dal lockdown, esatto. Anch'io non so cos'è. 80 per il tecnigrafo, 200 per i manzi muscolosi che te lo trascino in stanza. Non credo di riuscire a prendere anche dei manzi muscolosi. Anche da me un freddo porco. Qui oggi è un figlio più caldo. Io ti saluto, arriva la nipote. Ciao Isa, baci baci. Appoggio dei panni tecnigrafo, regalato da marito quando ancora mi amava e capiva i miei suggerimenti. Io ce l'ho, avevo provato a venderlo ma nessuno voleva, ormai me lo tengo. Ma è vero che è tanto grosso? È enorme. Io li avevo al liceo i tecnigrafi ed erano giganteschi ed erano spettacolari. Allora, ditemi un po' come sta andando la faccenda limoni. Io li metto un attimo ad asciugare vicino alla finestra, così ci dedichiamo allo sfondo. Anche da me non ricordo un aprile così freddo a Napoli, veramente anche al sud fa freddo, assurdo. Sì, decisamente no. Para, perché mi mandi il fail? Ma non stai stirando? Idem a Rimini, mattino, sole, pomeriggio, acqua, io non capisco più niente. Sono confusa. Allora, intanto che parliamo. Ho questo foglio che sono delle tavolozze, fra virgolette, di acetato, dove io mi trovo molto bene a fare i mischioni di colori acrilici. Sto facendo i limoni schifidi. Smettetela, smettetela, basta. Sicilia con maglione. Ma tu non sei in Puglia, no, sei in Sicilia adesso. Con l'acquarello, se inclini, ti cola tutto. Lo so, ma si può anche lavorare in verticale con un po' di manualità. Anzi, io molto spesso quando sto male col collo uso il cavalletto. Sì, freddo anche in Sicilia, benissimo. Vale, il fondo per chi lo fa solo l'acquarello è. Sì. Allora. Andate di bagnato su bagnato, bagnate tutto il piatto, io direi fino qua, fino al primo cerchio, bagnate tutto, lasciate fuori le ombre più scure e bagnate tutto il resto, il primo cerchio praticamente. E poi iniziate io metterei un turchese di cobalto o un turchese e un blu oltremare. E guarderei la reference dove c'è il più chiaro, lascerei il turchese di cobalto e poi utilizzerei tipo qua il blu. Per avere questi effetti qui andrei ad asportare il colore con il pennello semibagnato e pulito. E idem per questa strisciata qua, asportare il colore, eccetera. E poi si va avanti, direi che per le
queste parti sopra del piatto, potete anche fare un bagnato su asciutto. Più o meno così, non so se riesco a farmi capire senza farvi vedere. Prego, prego, prego. Allora, intanto sistemo il mio colore fluo su questa tavolozza di acetato che trovo veramente figa, non per gli acquarelli perché ovviamente li fa scivolare via, ma per gli acrilici all'olio. Anzi, oltretutto la potete anche grattare via, cioè il colore si asciuga. Oh. Il colore si asciuga e lo grattate via e lo riutilizzate fino alla morte, anche se secondo me se prendete un pezzo di carta da forno fa la stessa cosa. Magentino, perché vi avevo detto che ci vogliono due tonalità dello stesso colore, una più chiara e una più scura. Per adesso, ah, poi mi metto un po' di bianco. Allora, io per gli acrilici utilizzo dei pennelli Scrausi piatti. Questi sono dei Da Vinci Junior, cioè proprio una maffata, però vanno bene perché io li disintegro, quindi li uso così un po' maffi. E poi ne prendo uno. Non usate gli stessi pennelli degli acquarelli perché li distruggete. Ne prendo uno piccolo, piccolo, piatto. Buon fine limone, ora stiro perché adesso mi fanno schifo. Ecco, benissimo. Ok, torniamo qui. Sacchiamo il pennello. Giriamo tutto e mi allontano un po'. Allora prendo il primo colore che ha la tonalità più chiara dei due e inizio a spennellare. Cioè, che colore pazzesco ha? Spennellare con l'acrilico. Allora, l'acrilico ha una menata. La menata dell'acrilico è che si asciuga così velocemente che ovviamente in commercio hanno tirato fuori dei medium ritardanti perché se dovete fare, intanto prendo punta di bianco e vado a schiarire nel centro. Se dovete fare dei lavori molto grandi con sfumature molto estese, non riuscite a farli se l'acrilico si asciuga. Quindi hanno appunto inventato questi medium che ritardano l'asciugatura. Però cosa fa l'acrilico al posto dell'acquarello? L'acquarello se si asciuga, tanti saluti e grazie, non si può più sistemare. L'acrilico, cioè, sapete che essendo coprente potete andare sopra a quello che avete fatto miliardi di volte e quindi le ciofeche si sistemano. Che bello è sto colore! Ci fai vedere quanto di lui li sto usando esattamente puri da il tubetto. Non li sto diluendo. È fighissimo sto fucsia. Che colpo di colore, hai visto? Facciamo i limoni pop. Ai agli occhi. Li sto usando puri perché questi Amsterdam non sono molto coprenti. Se li vado ancora a diluire, diventano praticamente scompaiono, quindi no, non li diluisco. Per renderlo un po' più coprente lo mischio con il bianco della My Mary che è leggermente più coprente. No, leggermente, è più coprente. Voi come, che colore lo state facendo? Bellissimo. Vado a mettere un paio d'occhiali. Intanto prendo il bianco, lo uso puro. Io adoro i colori fluo, ragazzi. Secondo me in certe cose, dati a piccoli tocchi anche, cioè, fanno veramente la loro porca figura. Infatti ho preso l'arancio, il giallo e il fucsia fluo. Tipo se fate un acquarello e ci aggiungete delle particolari,
delle parti fluo, secondo me, ovviamente non è che potete fare un dipinto realista, però se è un'illustrazione ci sta da 10. Allora, andiamo bene bene intorno ai nostri limoni senza andarci sopra, siate accorti in questa operazione. È un po' buio, però così è un po' troppo luminoso. Fighissimo. Ma voi lo state facendo azzurro? Come nella Reffe? A piccoli spruzzi colori fluo stanno addio sui paletti, recinzioni, capre e cavalle. Ma dai, le pennellate devono avere un verso. Allora, io faccio delle pennellate corte e incrociate in certi punti, nel senso che ci sono tanti tipi di pittura. Per esempio, ora non so cosa ha fatto Marzo, lei è andato da no, grazie del follow. Io azzurro, ok. Allora, ci sono tanti modi per prendere le pennellate con acrilico e olio. Per esempio, adesso ho preso il bianco e ti faccio vedere che preferisco fare delle pennellate corte e incrociate in questo modo, come se sporcassero il piatto. Ci sono persone che hanno una pennellata molto più leccata. Quindi preferiscono fare tutto molto liscio. Non importa, questo sta a voi capire come vi piace di più avere il risultato finale. Non importa assolutamente come sarà la pennellata. Io lo sto facendo azzurro come la reference, è un parolone. Vedremo, vedremo, vedremo. Signor Voodoo, ci parli di lei? Tanto continuo con il mio fluo che vi anticipo già che è più fluo dal vivo di quanto voi non lo vediate in videocamera. Domani vi faccio la foto. Io non lo sto diluendo, ma se voi avete dei colori molto molto pastosi, potete provare a diluirli leggermente, proprio poco poco. Paolo, ero interessata a capire i colori da miniatura. Qua sto facendo con il bianco, diciamo, la luce del piatto. Ero interessata a capire i colori da miniatura se potessero andare bene anche per fare una pittura ad acrilico. Ma secondo me sono un pochettino troppo diluiti di già di loro. Però se le userai ci faccia sapere. Ammazza a luce propria praticamente. Sì. Scusate Sara, noi argento sui paletti. Ah, le signore delle caprette. Allora, continuo qua sopra. Diciamo che il piatto è la cosa un pochino più menosa perché bisogna perderci un po' più di tempo. Però questo colore io lo amo tantissimo. Prendo il colore più scuro della stessa tonalità e vado a scurire questa zona vicino al piatto. Questo è un magenta e non è fluo, però mischiato al fluo diciamo che rende. Vedete che io lo uso molto secco. Sì, Sara, ci dica. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4. Il Bonazzi non mi accontenta con il rosa fluo. Per ora, color cacca, marrone cacca e giallo banana. Color cacca è generico, è color merda d'oca o proprio color cacca marrone?
Perché il color merda d'oca ha il suo perché, eh? Il color merda d'oca vira un po' sul verde, ecco. Vedete, aggiungo questa tonalità più scura e la vado a sfumare a secco io, perché io faccio così, ma non è che è la verità assoluta, vado a sfumarla a secco. Questa parte qua mi fa cacare, quindi la vado a sistemare. Sara trattino basso J trattino basso Cird Sì. X4 esattamente cacca marroni cacca. Quindi non è merda d'oca, è proprio cacca marrone, cacca. Porca Eva, Sara, mi spiace. Cacca marrone, cacca. Voglio vederlo in faccia questo signore che fa questi. Allora, prendo il pennello più piccolo. Soprattutto cacca dopo aver mangiato cosa? Il colore acrilico va steso piatto, nel senso che non deve lasciare spessore le pennellate. No, Anto, questa è una cosa totalmente soggettiva. Se a te piace vedere lo spessore delle pennellate, lascialo. Se a te ti piace di più una pittura, in gergo si dice leccata, quindi più liscia, senza troppe pennellate in evidenza, fai come ti piace di più. Questa è una cosa totalmente da sperimentare nel tempo. Io sto lasciando più pennellate perché a me piace di più con le pennellate, ma nessuno vi vieta di stendere l'acrilico in maniera più leccata, semplicemente. È veramente molto soggettiva la cosa. Allora io continuo a alternare lo scuro con il mio colore fluo. Ho troppe cose qua su. Dove le metto? Tanto questo lo sistemo qua. Cacca da cioccolato fondente. Bene. Io volevo fare turchese, ma ho messo troppo verde chiaro e mi è venuto smeraldo. È bellissimo lo smeraldo comunque. Ma bello. Giro perché se no tocco e continuo a. Mi raccomando, quando pulite i pennelli, subito sciacquateli e tirateli fuori dall'acqua, se no vi si sminchiano le setole. Sciacquateli subito perché l'acrilico distrugge i pennelli, nel senso che una volta che si è asciugato, basta, il pennello rimane così. Quindi abbiate cura dei vostri pennelli, anche se sono quelli un po' più scrausi. Comunque i pennelli costano, quindi come ne abbiamo cura per l'acquarello, ma già l'acquarello di per sé non è che li rovini tantissimo. A parte che io riesco a rovinare quelli piccoli piccoli in una maniera che non mi spiego. Vabbè, continuo a comprarne. Vedete, a secco io praticamente vi faccio vedere da vicino. Metti a fuoco. Ok, a secco io qua vado a sfumare in questo modo perché mi piace che si veda questo effetto un po' rovinaticchio. Poi prendo il colore più scuro, vado sotto. Mi piace che si vedano le pennellate, ma non è detto che questo sia quello che piace a voi, quindi se a voi piace di più una pittura leccata, cercate di stendere l'acrilico in maniera più uniforme, con pennellate leggermente più lunghe. Ma vi piacciono le tecniche miste? Perché me l'avevate votato in tanti, quindi ho detto facciamo sta tecnica mista. Poi a fine lezione mi direte cosa ne pensate, perché se vi piace continuiamo più avanti. Vi propongo altre tecniche miste.
Non vorrei che voi andaste a comprare gli acrilici apposta, poi gli acrilici vi fanno cacare e non li usate più e sarebbe uno spreco. Però magari guardando quello che faccio avete un'idea se vi può piacere o meno la questione. Perché sto bianco mi è venuto così grigiastro? Cosa fai, bianco? Cosa fai? State attenti sopra ai limoni perché se ci andate sopra, basta, ci state sopra, finito. Il limone rimane come l'avete amputato, praticamente. Ok, vi leggo un attimo. Faccio vedere intanto da lontano cosa sto combinando. Ecco. È molto più sparato dal vero. Io devo andare a studiare, ma recupererò. Brava, brava Marisa. Ciao, ti mando un bacino. Sto usando alla fine l'acrilico su carta cotone. Devo usare la cellulosa? No, no, va benissimo. Gli acrilici li uso solo per i burattini. Sì, sono molto versatili, quindi ci sta anche che tu li usi per dipingere i facciotti dei burattini. Ok, andiamo di qua, ma a me sto contrasto fucsia e giallo mi fa impazzire. Vi giuro, è troppo fico, ma non perché lo sto facendo io, è proprio visivamente mi piace troppo. Vi dicevo che per avere un risultato finale sicuro, nel senso visivamente, se voi usate i colori complementari come ho usato io nella prima reference che vedete in sovraimpressione, cari telespettatori, andate sul sicuro. I colori complementari sono sempre la sicurezza assoluta che un lavoro finito funzioni bene. Aspettate un attimo che volevo vedere se avevo un altro magenta un po' più fico, perché ce l'avevo, eccolo qua. Questo primario magenta, grazie Sara per questi applausi. Questo magenta è diverso da quel magenta? Sì, leggermente. Ora lo proviamo. Quindi vi dico, se volete essere sicuri, sicuri, colori complementari. Se volete essere sicurissimi, colori complementari ad alto contrasto, molto contrastati. Viene molto, molto figo come effetto. Cambio il pennello, prendo quello di prima, prendo un po' di bianco e vado a sfumare. Il magenta. Non so com'è lì la faccenda da voi, ma si asciuga veramente in una maniera stra super mega veloce. Soprattutto usato puro. Solo che a noi oggi va bene così. Se avessimo dovuto fare delle grandi sfumature, avremmo dovuto cambiare e usare degli altri escamotage, oggi ho dei cali di voce. Sono andata sopra l'ombra. No, non è un problemone. Tranquilla, con gli acrilici sistemi tutto. Tutto sistemi. Non ti preoccupare. Ricordati che gli acrilici sono coprenti, se sbagli, mi è venuta un po' alla Gabibbo, se sbagli ci vai sopra e sistemi. Simonetta, cosa hai fatto? Sei diventata un Renatone Zerone. Grazie. Grande Simonetta. Allora, andiamo in mezzo ai limoni.
Non andate sopra i limoni, quello no, perché i limoni, essendo ad acquerello, non possiamo recuperarli. Ma se andate sopra a quello che sarà dipinto ad acrilico, non c'è problema. State attenti a non andare sopra i limoni, semplicemente questo. Allora, che ore sono? Allora, c'è la domanda canonica, oggi arriva un po' prima perché ho fame, sono di nuova dieta, perché ho avuto un periodo di fancazzismo totale di cibo, ho preso 1 chilo, quindi visto che devo entrare in un vestito che praticamente è una bara, respiro mi partono i bottoni. Devo tornare in forma, quindi fatemi sognare con cosa mangiate stasera, per favore. Ciao Nasti, come stai? Cara Nasti, come stai? Sto facendo i limoni fluo. Ora ti leggo, che anche il signor acrilico, se ho bisogno che sia bagnato, si asciuga in mega fretta. Si dà una spruzzata leggera di spruzzino sopra il bianco sulla tavolozza perché mi si sta asciugando troppo velocemente. Ok. Bene, dai, tu come stanno i limoni, signora? Dai, bene. Come cavolo si dona con Front Row? Eccoti, Paolo. Anche tu sei diventato un Renatone Zerone. Eccolo, Paolo. Grazie. Oh, io non te lo dico, altrimenti ti deprimo di più. Sono a dieta pure io. No, dai, dimmi, dai, così ci deprimiamo insieme. Carne salata. Ma è carne salata o carne salata? Ma mangerò solo un po' di spinacine, di spinace e tisana. Perché qualcuno mi ha dato dell'elefante. Ma dai, ma chi è sto maledetto? Ma come si permettono? Nessuno può dire a Sara elefante. Nessuno può dire a nessuno elefante. Che vadano a cagare. Non so se si rendono conto che ci sono persone che fanno più danni della grandine parlando. Sara mi hai fatto venire il nervoso. Non tu, ma quello lì, con quella lì che ti ha detto così. Ecco. Yes, raga, non corro da 1 mese, ho preso 2 chili, benissimo. Riso e zucchine, io manco il riso, bene, ti invidio il riso. Passato con un finocchio e una patata, questa è brutta. Io stasera ho sformato di patate, fagioline e galbanino. Minestrone qui freddo, Paola, fai minestrone alla genovese. Mettici il pesto, mi dirai, non ho il pesto. C'hai ragione pure te, è che noi abbiamo sempre un barattolo di pesto in casa. È d'obbligo. Vi avevo fatto la ricetta nelle stories un po' di tempo fa. Che ricettona, eh? Però almeno gli dai un po' di gusto. Io stasera mangio le fettine di vitello impanate con l'uovo e pochissimo pane e cetrioli che finalmente sono tornati perché io amo i cetrioli. Cetrioli, spezzatino, polenta, radicchio rosso, minchia, proprio inverno, eh? Io sono a dieta finta, ho preso troppi chili ma mi intristisco con la dieta. Ci sta, ci sto male, passerà. Sì, vabbè, ma non si fa. Pizza, il nostro anniversario. Oh, auguri. Auguri, noi per il nostro anniversario ci siamo fatti arrivare
un menù pronto dal nostro ristorante preferito, visto che eravamo... Cos'eravamo? Arancioni, mi sa. E il nostro ristorante preferito fa le doggy bag e te le porta a casa. E ci siamo fatti questo regalo. Scusate, finisco un po' qua, che sennò sempre il solito discorso, facciamo notte. Ok, primo giro di piatto andato. Ciao Armida, come stai? Io aprirò il frigo e di spese deciderò alle 20:30. Madonna, io morirei di fame. Sai che faccio pesto con la ricetta che mi hai dato tu? Brava Paola. Oggi avevo i consigli di classe, era impossibile venire a lezione. Che palle, ma perché sta finendo l'anno, che mi sembra iniziato ieri. Sara, chi ti critica, fai mangiare quello che mangi tu stasera. Grazie, accontentiamo i figli. Vi saluto, vado a fare compagnia a mio marito. Va bene, Paola, bacino. Ciao, cara Armida, come stai? Allora, prendo il bianco e lo mischio con un po' del mio colore più chiaro, in questo caso il rosa fluo, e vado a fare il primo giro di piatto. Diciamo che ora abbiamo fatto la parte interna e adesso vado a fare il primo giro di piatto. Lo diluisco leggermente perché qua ho bisogno che scorra un po' di più. Mano ferma e zic e zac, andiamo a fare appunto qui. Poi prendo il primo colore, quindi per me è rosa fluo, e vado a fare delle piccole striature che vado prontamente a sfumare. Se il mio Scottex collaborasse con la parte più chiara, così non si capisce tantissimo, vi assicuro che è sfumato. Sinceramente, a chi mi critica gli spaccherei una padella con gli spinaci sui denti, ma invece mi deprimo. Un bel calcio in culo forse è meglio. Esatto, mangia gli spinaci, poi tiragli un calcio in culo e fagli vedere le stelle. Ma come si permettono veramente? Cioè, è a fuoco, sì. A me queste cose fanno incazzare perché quando ero più grassa, io ho fatto una dieta, ci ho messo un sacco di tempo perché ci ho messo 2 anni, però in totale poi ho perso 15 kg. Quando ero più grassa continuavano a dirmi, oh, ciao, ma sei incinta! Allora, prima di tutto l'endometriosi, quindi c'ho già la panza di mio. E secondo, fatti i cazzi tuoi. E così rispondevo, no, guarda, no, non sono incinta, sono solo grassa. E vabbè, la gente deve farsi per forza i cazzi degli altri. Adesso io faccio un po' fatica a perdere peso perché praticamente sono nel mio normo peso. Aspettate, fatemi capire nel giusto verso. Ok, devo fermarmi qua. Però la panza è rimasta, quindi c'è ancora un po' di margine di lavoro da fare. Mi sono presa... una chicken per stemperare questi discorsi de merda. Un attimo che arrivo da voi,
fatemi finire questa cosa. Secondo giro di piatto. Do dei tocchi un po' più chiari. Quando poi vi farò la foto capirete meglio. Tanto voi guardate la reference, così sembra una cosa rossa senza senso, in realtà ci sta bene. Allora, vabbè, mo' dimagrisco. Vabbè, ecco, si è scaricata la batteria, intanto facciamo così. Allora, cosa avete scritto? Non importa cose che non vuoi, se non vuoi, infatti, se non vuoi fare una dieta, non la fare per gli altri sicuramente. Odiosi quando chiedono incinta, io rispondo no alla birra, ma adesso sapete cosa rispondo? Sono sterile, così vedete la loro faccia, praticamente diventano dei fantasmi, si mortificano, vorrebbero una pala per sotterrarsi. E io godo come un riccio. E vaffanculo. Un po' di allegria, dai. Ecco, mangiamoci il chicken. Che belli. Vale, davvero? Ecco, da qua si vedono un po' meglio. Sì, un po' più fluo. Direi che è il momento di fare arrivare un bel Elio col suo Io non lo posso fare da sola, cazzarola. Torniamo qui. Ci dica Antonio. Apos 1986 Cinode X15. Una volta mi incazzai in una maniera incredibile con un mio amico. Di lunga data ero dimagrito di 50 kg. Incontrando un'amica in comune che era ingrassata, se ne uscì con commenti poco carini. Cavolo proprio, tu dovresti essere il primo a capire ed avere una sensibilità in merito. E Come no? invece fai il peggio scattato, cafone. Io ho libito Swift Rage, uno 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 Swift Swift Rage, uno Rage Swift ora. Rage, uno Swift 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 Rage, uno. Cos'è questa cosa, Antonio? Antonio ha scritto che è un amico di lunga data. Lui dimagra 50 kg, incontrando un'amica in comune che era ingrassata, se ne uscì con un commento poco carino. Ecco, la gente non capisce un cazzo anche se ci è passata. Incredibile. Boh. Comunque, grazie per la testimonianza, Antonio. Torniamo ai nostri limoni, che è meglio, va? Che se no io mi arrabbio come una iena. Prendo sempre il colore primo. Bella sta cosa di Elio. Adesso nel prossimo c'è Macio Capatonda, ragazzi, un altro rincoglionito che secondo me spacca i culi duri. Macio Capatonda è veramente fuori come una mina. Damiano ne va pazzo per Macio. È veramente l'amico che tutti sognerebbero. Prendo il colore più scuro e vado a fare, diciamo, vado un po' a scurire sopra al primo colore. Fai rivedere dove sei arrivata. Qui. Sto facendo il terzo giro di piatto, diciamo. Oddio, lo amo. Anch'io lo amo. Anch'io lo amo alla follia. Allora, qui sì, c'è questa cosa. Aspettate che sto cercando di capire la reference. Ah, qui c'è questo. Vado un po' a scurire.
Qui invece c'è una parte, vabbè, la facciamo dopo, bianco. Infatti mi pareva che era un piatto. In che senso, Rita? Allora, primo colore. Merda, mi è andato il pennello sul colore. Oggi siamo in tema, benvenuto a Marins, ciao, raccontaci pure di te, oggi dipingiamo i limoni, signora. Dalla rotondità, ma è più bello il piatto azzurro. Grazie Rita, sei gentile. Fallo azzurro allora. Sara, quando ti parlano e ti dicono guarda che sei ingrassata, tu prendi un microfono e inizi a cantare prima distrarli, ecco, e poi cioè, ci parti con a me mi piace la Nutella. In quel momento lì non capiscono più niente, non possono dire più niente, ecco. Ciao a tutti, sono una ragazza, sono stata colpita dalla lezione di pittura, facciamo acquarelli più acrilici oggi, cara. E ogni martedì c'è la lezione, ho sporcato il PC, c'è la lezione di pittura tutti i martedì alle 16:30. Se ti vuoi unire a Telegram nel gruppo di Debosciati, fai punto esclamativo Telegram e ti esce la il gruppo Telegram. Se vuoi unirti a noi siamo felici. Ma saranno anche i cazzi miei. Però è bello destabilizzare la gente che rompe i coglioni, quindi se gli urli un bel prima gli fai elio e poi cioè, ci spari un a me mi piace la Nutella, così non capiscono più niente. Ragazzi, ho spruzzato l'acqua con lo spruzzino ed è finita tutta sul PC schizzando il colore dalla tavolozza. Sono un genio. Bellissimo, complimenti, cercherò di seguire le lezioni, mi interesserebbe molto. Ma certo, siamo tutti qui riuniti apposta per dipingere e cazzeggiare, cara. Se vuoi, su Telegram, sotto l'ultimo post, quello di oggi, dei limoni, che ho messo un'oretta fa, perché dopo faccio anche le correzioni, puoi presentarti. Vieni, vieni Kevin, vieni a dipingere con noi, vieni. Non ti scandalizzare perché veramente siamo una manica di matti, ma ci divertiamo così e va bene così, ecco. Troppa serietà ci uccide, quindi cerchiamo di prenderla a ridere, soprattutto in questo periodo del merda. Allora, qua devo continuare la parte più chiara. Comunque, se avete le tempere, non avete gli acrilici, provate con le tempere, ragazzi. Io vi ripeto, non vi dico mai i colori esatti, non vi dico mai determinate cose precisissime, perché non voglio che spendiate soldi per magari delle cose che poi non vi trovate e non vi piacciono. Quindi se avete le tempere a casa, provate a usare le tempere, cioè funzionano anche le tempere. Allora,
Avrei voluto pure dire a una certa sono stelle, ma qui al villaggio avrebbero rotto le balle. E la Madonna. E se invece di dire che ti piace Nutella li mandi a quel paese, io sono su Twitch. Sì, bisogna mandarli a cagare. Utilizza confusione, ma è super efficace. Vabbè, sono i Pokémon. Ma sì, raga, ora dimagrisco e poi li sfanculo. Solo un attimo di pressione. Ma no, Sara, quando hai depressione vieni qua e fai uscire l'elio che c'è. Tira sempre sul morale. Allora, qui c'è un coso di luce, pura luce. Quindi prendo il bianco secco e vado a rafforzare la faccenda. Oggi siamo meno perché siete tutti impegnati a fare altro. La Corinna deve studiare, Paolo deve lavorare, la Marisa deve studiare e lavorare. Insomma. Poi Attila, poverino, non sta bene. Attila, se ci guardi in differita, ti mando un abbraccio perché ti capisco benissimo. L'altro ieri è stato l'anniversario della perdita di Alice, il mio primo cane. E continuo a pensare a quel giorno come uno dei giorni più brutti della mia vita. Vabbè, poi ci intristiamo, ma perché parlo di queste cose? Sto rafforzando un po' i bianchi qui. Ho diluito un po' il bianco e poco poco, ragazzi, vi faccio vedere. Questa è la mia diluizione. Proprio poco poco, una pozzangherina con un pochettino di bianco. Se è troppo poco diluito, ci aggiungo ancora un po' d'acqua. Poco, poco, poco. Se è troppo diluito, lo scarico su una pezza e vado a aggiungere. Un po' di chiari. Mi ci vorrebbe un assistente qua a fianco che mi legge i messaggi. Poi ci vorrebbe il text-to-speech perenne, però impazziremmo, credo. Perché così io non riesco a dipingere e leggervi in tempo reale. Dipingervi, dipingere. Più pazzi siamo e meno psicologi voci voci. Io sono arrivata in ritardo dalla vita perché usi anche le tempere oggi, ti faccio io da assistente. Perché su Twitch, sì, su Telegram ho fatto un sondaggio. Prendo il primo colore che però devo rimettere nella tavolozza perché ho finito. Ho fatto un sondaggio e ho chiesto anche se vi sarebbe piaciuto fare una tecnica mista piuttosto che solo acrilico o gessetti e ha vinto la tecnica mista. Quindi tecnica mista sia oggi. Cambiamo un po', dai, Belinda. Non è che possiamo sempre fare acquarelli e basta. No? Non è interessante cambiare un po' ogni tanto. I gessetti me li avete mandati a cagare. Non li vuole fare nessuno. Io li amo, sono bellissimi. E ha vinto la tecnica mista. Ok, qui è il colore numero uno. Ok, ma dai, non è meglio ogni tanto cambiare un po' tecnica? Vedere come si può integrare l'acquarello ad altre cose. Ci sono illustratori che usano la tecnica mista in una maniera molto sporca, una pittura molto sporca, molto pasticciata. Io lo adoro. Mi piace un sacco quel modo di usare l'acrilico. Ci metto un po' di bianco nel mezzo per dargli un po' di luce. Sì, gessetti, ma che sì, gessetti? Sì, gessetti? No, 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 ok. Sì, cambiare ci vuole. Se interessano più che gessetti pastelli soft, allora. Aspettate che c'è Antonio che deve APAS intervenire. 1986 CIRD X6. Io Sì. avevo votato i gessetti.
Poi ho letto i commenti e mi sono sentito una merda cacca cacca cacca. Oh, oddio, perché non li volete i gessetti? Cosa vi hanno fatto di male, poverini? C'ha ragione Antonio, si possono fare delle belle cose con i gessetti. Comunque Laura Arte Torino su Instagram, lei fa i workshop sui gessetti. Se qualcuno volesse andare a vedere, visto che a me non me li fate fare, magari potete sbirciare da lei. Vi ricordo che domani lo stesso soggetto si dipinge con Antonio ad olio in live sul suo profilo Antonio _ pace _ art. Allora, ma spero ci siano almeno chi ha votato tecnica mista. Non lo so chi c'è, se c'è chi ha votato la tecnica mista, ma non li abbiamo i gessetti. Ah, ok. I gessetti fanno allergia, mi piacciono mucchio ma ci muoio. Ma davvero? Angie, 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 ciao, come stai? Davvero ti fanno allergia ai gessetti? Ma dai. Ma ti fanno allergia al naso o alla polvere alle mani? Stai usando adesso l'acquarello e gli acrilici, che belli limoni. Sì, sono un po' sparaflesciati, ma da vivo ti assicuro che lo sono ancora di più. Antonio, salva la live che non riesco a seguirti in diretta. Al naso e agli occhi, madonna. Ma pensa, sì, in effetti la polvere di gesso magari può dare un po' noia. Se era solo alle mani, ti potevo dire, se volevi comunque usarli, di usare dei guanti. Ma se c'è anche un problema di naso, no. C'è un problema di naso, non ci si può fare nulla, perché purtroppo la polvere di gesso vola stravolatile, quindi... A me mi piace Nutella, gelato capanna. C'è qualcuno di voi che ha fatto il vaccino? Io ero in lista, mi hanno tolta perché non ce n'è. Non ci sono più vaccini, grazie. Vado un po' più indietro. Così, così. Antonio, spiega dall'inizio, tipo, che raga, prendete questo e quello, lo mischiate così con l'olio, la trementina e il napalm, o nulla a parte va dipinto coi colori già pronti? Antonio, ci risponda. Sicuramente anche a me, che l'ho la rinite cronica, lascia stare il mio naso, Babi, che a me mi hanno operata ma non è servito a niente. AstraZeneca. Beata te, io lo devo fare, mi hanno detto, t'attacchi al cazzo. Io l'ho fatto il vaccino, ma beate voi! Prendo il colore più scuro. Angie? Angie, Angie? Come stai? Prendo il colore più scuro e vado a fare questa parte di piatto. Lo diluisco un po' perché quando devo fare delle righe un po' più dritte, anzi un po' più precise, ho bisogno di un colore un po' più diluito perché scorre un po' meglio. Idem qua. Aspettate che arrivo, eh? Che non vorrei fare un piatto alla Parkinson. Ok.
Solo la prima dose. Scusa, sono da Child, dai miei e vado e vengo. Ok, hai rubato gli acrilici a tua mamma? Antonio, mi puoi rispondere? Antonio, rispondi. Antonio, facci un text to speech e ci risponda, la prego. Ci dica se domani ci dirà passo passo come muoverci con i colori. Ecco, eccolo. APAS 1986 CIRD X4. Raga, cercherò di spiegare tutto il più possibile, ovviamente vi rispondo a tutto se ne ho le competenze. Faccina con occhi sorridenti, Madonna, io ti cuore rosso. strozzo. Se ne ho le competenze. Ragazzi, ma gli dite qualcosa a sto ragazzo? Cioè, Antonio, hai rotto i coglioni con la tua, col tuo spirito buono. Basta, incazzati, pavoneggiati. Non è giusto che tu dica così e poi c'è gente che fa i corsi, fa i corsi. Grazie Sara. Quindi fai gli scuri sopra gli acquarelli, il piatto, la panchessone è meraviglioso. No, io faccio gli scuri. Gli acquarelli li ho fatti i limoni ad acquarello, non li tocco più. E sto facendo il piatto con gli acrilici che, essendo colori che si possono stratificare, sto facendo appunto vari strati di due tonalità dello stesso colore. Gli acquarelli non li tocco con l'acrilico, li lascio lì. Dopo ci andiamo a intervenire sopra con le matite colorate. Comunque dicevo che Antonio deve essere meno umile, cioè meno umiltà, Antonio. Basta essere umile, sei bravissimo. Fattene una ragione. Posso usare i pastelli a olio domani? Si chiede competenza Antonio. Diteglielo, diteglielo. Useremo anche le matite? Yes, se parli con me, vale. Sì, adesso, cioè adesso, tra poco tiro fuori le matite colorate. Però è una cosa totalmente facoltativa, ok? Quindi se volete usarle e le avete, possiamo usarle e vi faccio vedere come fare. Se no, se non le avete, è completamente facoltativo. Su Telegram dove ti trovo? Qualcuno può mettermi il link Telegram, per favore? Grazie. Ora arriva il link Telegram. Simonetta 1 Telegram. Grazie, eccolo qua il gruppo Telegram Rita. Ok, andiamo avanti. Sempre con il colore più scuro. A me mi piace Nutella, gelato capanna, qua ho fatto una cazzata. Però, come vi ho detto, gli acrilici sono coprenti, quindi andiamo a coprire la cazzata che ho fatto. Guardate. Tac. Cazzata coperta. Ecco perché vi dico che l'acquarello è una delle tecniche più complicate, perché dopo che avete utilizzato gli acrilici, che sono una stronzata, l'acquarello è the queen of cosa? L'acquarello è la regina delle tecniche rompiballe, ecco. Era per capire se aspettarti per aggiustare il lemon, perché tu hai già finito il piatto, Vale? Simonetta, buongiornissimo, Angie, sono sempre più ricco.
Ecco, i pastelli a olio non li ho mai utilizzati, non ho le competenze per rispondere a questa domanda. Comunque, a parte gli scherzi, se vuoi provare, ma credo che la tecnica di utilizzo sia differente. Del celebrità cosa come? Che bello! Vedo che avete il mio ritratto ovunque. Ecco, oh, strunze, non lo bannate, aspettate. Ciao, vi devo lasciare. Ciao Vale, ciao Anto, bacini. Ci vediamo domani alla diretta di Antonio. Allora, Vale, le acrici di mia mamma sono quelli Lidl. Vabbè, saranno una merda perché te lo dico, sono molto viscosi, non coprono un cavolo, però puoi provare a usarli. Io sono andata un po' per conto mio, hai fatto benissimo, la regina. Ma come bannate? Mi conoscono tutti. Come ti conoscono tutti? Chi è che ti conosce? Dai, che qui abbiamo il ban facile, infatti siamo sempre noi quattro alla fine. Continuo sto minchia di piatto. Certo che anche tu però se ti chiami strunz, cioè che ti presenti proprio benissimo, capito? Ok. Strunz specifichi cortesemente. Mia mamma ti ha mandato? Come mi ha mandato? E mi ha mandato? È qua. E vabbè, signora, purtroppo i colori della Lidl non sono il massimo, eh? Però se la Angie glieli vuole rubare, che glieli rubi. Io sto inventando il piatto, perfetto. Anche io ho inventato. Vabbè, poi vediamo cosa avete combinato. Beh, però anche lei ha i punti canale con il mio nick. Io ho i punti canali con il suo nick. Io ho delle cacche. Lei può specificare e spiegare la tua prima frase. Puoi specificare e spiegare la tua prima frase? Quale? Quella che lo conoscono tutti? Prendo un po' di bianco, il primo colore, e faccio l'ultima parte di piatto. Sto un po' più attenta perché qui poi ci andrà l'acquerello ancora. È arrivato Damiano. E le ragazze stanno giocando perché sono contente. Quindi sto leggermente più attenta a dove vado perché a fianco poi ci va l'acquarello e se vado con l'acrilico dove va l'acquarello non lo copriamo, quindi ok, poi qua sopra fatemi capire. Sì, no, qui non è sopra. Ah, cade tutto. Qui sotto. Qui sotto, qua c'è lo scuro, quindi prendo lo scuro. Strunz cosa significa? Chiamati a bene, continua a perdere tutti i discorsi perché devo continuare a refresciare, molto bene. Forse se si mixano come i colori olio, probabilmente puoi provare a seguire lo stesso processo. Ma i colori si scelgono a caso, mai la reference qua a fianco, Strunz. Io ho cambiato colori perché l'avevo già fatto una volta con azzurro e giallo, quindi ho deciso di cambiare un attimo colore, se no io mi annoio a fare lo stesso dipinto uguale. Comunque sto facendo una velinata, me lo sento. Ho sbagliato, vabbè, tanto come vi ho detto prima, se sbagli con l'acrilico, no problem. Cerchiamo di essere abbastanza precisi perché sennò il piatto parkinsoniano non ci piace. A Napoli strunz significa stronzo, anche qua. Sì,
Non ti chiami strunze, dici che c'è il tuo ritratto ovunque, uguale le cacchine. Io devo staccare, ti metto su Telegram in work in progress. Ok, Vale, ok, baci baci. Le ombre le fai sempre con l'acrilico, queste scure scure, sì. Poi qui, negli angoli, usiamo l'acquerello e poi andiamo a fare gli interventi con le matite. Devo anche sbrigarmi perché... perché sì. Per te è vietato sbagliare, bello il piatto ma non è pakistano, è parkinsoniano. Pakistano. Ok. Manca questa parte qua sopra. Il mio piatto è molto naif, non c'è problema. Però prima ho sentito che cantavi e mi piace la Natale e pensavo capissi l'attinenza. No, non lo capisco. Io sono di Genova, io canto il piccolo Lucio perché trash mi piace. Però non capisco l'attinenza. Ci spieghi? E ci racconti di lei, signor Strunz. Ma porca, porca Eva, ma perché avete sti nick? Sto sporcando il braccio. Allora, sto finendo il colore nella tavolozza, ma non avevo voglia di rimetterlo perché poi lo vado a sprecare sicuro, quindi sto grattando il fondo del barile. Quando sto zitta perché devo fare delle linee dritte. Devo concentrarmi. Ok, vado a fare questo super mega riflesso passando un po' di chiaro, cioè del primo colore, poi vado a passarci sopra il bianco in modo tale che appunto schiarisca come se fosse un riflesso, però con un po' di ombretta. Ok, dunque. Scommetto che non riesce a finire. No, no, io sto qui fino a domani finché non finisco, cioè piuttosto rimango tutta la notte. Ciao Franci, aspetta che ora ti leggo, finisco una roba e arrivo. Allora, bene il caso delle mie e le Francesche del gruppo, meno male che abbiamo sti nick. Sì, in effetti. Stronzi napoletano significa stronzo, sia stronzo che merda. Sono un personaggio abbastanza controverso e satirico, ma tutto sommato direi nel complesso carino e coccoloso. Ovviamente non sono napoletano, ma romano, ovviamente. Ma benvenuto, caro Strunz. Però mi dispiace dirti Strunz, perché sembra che ti insulto ogni volta che mi rivolgo a te. Non posso chiamarti con il tuo nome? Sistemo questo riflesso con un po' di bianco. E lo allargo un po'. Sentite i cani che stanno giocando? Sembra che si stanno menando. In realtà stanno giocando. Ok, allora il piatto qua sembra brutto, ma perché c'è lo scotch, è finito, andate in pace. Adesso facciamo le ombre più scure possibili. In realtà c'è qua un pezzettino che non mi piace. Lo sistemo un attimo. Ok. Così.
Ok, andiamo a fare le ombre più scure. Ci siete? Tutto a posto? Erminio mi sembra molto meglio. Aspettate. Ok, Erminio. Va benissimo, tutto sei ben accetto nel rispetto di tutti. Ma perché devi sapere, Erminio, che Antonio è pace, quindi essendo pace, lui vuole la pace. Ti do la mia pace. Io voglio un po' della tua pace, Antonio. Io sono un'incendiaria. Regalami un po' di serenità e pace. Sto continuando a pugnarlo, vabbè, semmai dopo poi lo sistemo. Allora, anch'io sono molto zen. Scusate, come fa a essere finito il piatto dove l'hai lasciato il bianco? Che bianco? Devo fare le ombre un attimo, ora le facciamo. Tanto mi faccio un attimo vedere in faccia con il signor Erminio. A me questi cerchi sono venuti sfumati e sembra un bersaglio. Ora poi le vediamo. Comunque ricordati che con l'acrilico vai tranquilla, si può fare qualsiasi cosa e se non ti piace si può risistemare, no problem. Allora vi faccio vedere come fare il colore più scuro. Io prendo un po' di blu. Lo mettiamo nel piatto. Oh, finalmente vedo la streamer. Magari mi tengo così. Allora, un po' di blu lo mischio con il magenta. E viene fuori un viola. Magenta ancora poco. Ne metto ancora un poco. Ma tu, Erminio, dipingi? Dove c'è bianco ho appena spiegato le ombre. Esatto. Mi spiace tardissimo, ho avuto un contrattempo. Tranquilla, Franci. Come stai? Spero bene. Quindi vado a fare questo violetto tendente appunto al magenta, che ora voi lo vedete strascuro. Voglio ancora magenta. Potremmo fare a cambio, ti do un po' di calma, tu mi dai un po' di cazzimma. Sì. Non so se ti conviene, la mia cazzimma, perché è ingestibile a volte. Vedete che viene un viola? E voi mi direte perché non hai usato un viola? Perché volevo esattamente questa punta di viola. Cioè, voi vi sembrerà color cacca d'oca sempre, ma in Lo realtà scorso romanzo, lei è andata a no, no, io non lo vedo più. Signora! Ciao Matte, buonasera, benvenuto tra noi. Allora, che belli questi limoni, potremmo fare a cambio? Ciao Matte, è come la mia cazzina. Allora, questo colore lo vado a posizionare qui. Ci dica Cocoa Cocoa Planet Planet Cird X5. Oh mio Dio, amo questi colori, amo questi limoni. Signora, io li MON, il piatto fighissimo. Dai, che vado storta! Allora, questo colore che ho fatto, color merda d'unicorno. Purtroppo è molto trasparente perché ultimamente i maimeri mi stanno veramente sulle palle, quindi farò due passate. Cosa c'ha la maglia? Ma ci dica, signor Matte, da dove arriva e si presenti, dai. Ma perché non dice limoni? Perché non lo so. Però fa ridere e questo è importante, ecco. Allora, il signor Maimeri sta facendo un po' di cagate, soprattutto con gli acrilici, del tipo che voi comprate il tubetto di acrilico, spremete il tubetto e esce una litrata di resina prima del colore. Questa cosa è veramente molto fastidiosa. Quindi mi sono buttata sulle Frank.
che sono nettamente meglio dei marinieri. Sì. X Simonet X Cird X 4 Signora Ari Monili. Lo dice, non ce la fa. Non riesce a dire limoni. Ah, niente, è arrivato Matteo o come si chiama? Matteo, vabbè, e non ci si presenta. Vabbè, pazienza. A me lo ha fatto ora con Rosa, della May Mary. Vedi? Me l'ha fatto con un bel po' di colori. Mi ha fatto incazzare. Ora, finché... Dica Sara. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4 Signora ai limoni. Non lo dice, è un po' retarded questo text to speech. Forse dovrei metterlo in italiano, però mi piace in inglese con questo accento da un po' così. Allora, adesso lo lascio un attimo asciugare e poi faccio la seconda passata perché così mi fa cagare e vado a fare l'altra ombra. Che come potete vedere, dove io ho sbavato con l'acrilico, voilà, ce ne frega una mazza perché si copre tutto. Però ho bisogno di un pennello più piccolo. Vale, usiamo questo che è odioso. Questo non lo prendete mai per l'acquarello perché schizza acquarello da tutti i pori. È della serie 8 e 10 sintetico Bresciani e Monazzi con il manico rosso. A differenza di quelli col manico bianco, che sono gli 820, e manico marrone, che sono gli 800, che sono perfetti per l'acquarello, invece gli 810 fanno cacare. Allora, beh, non che con gli acquarelli... Aspettate, Sara trattino basso J trattino basso Cird X4 sì. Lady Leos. Ha detto, non che con gli acquarelli abbiano fatto meglio. So che alcuni della My Mary non sono top, non lo so e non li compro più. Gli acquarelli ora sono decantati tantissimo in My Mary Blue, ma non ho cazzi di fare un ordine solo per i My Mary Blue perché non mi ispirano tantissimo. Qui nei negozi i My Mary non li tengono perché non se li caga nessuno i My Mary. Sì. Cocoa Planet Cird X5 Signora ai limoni, signora ai limoni. S-A-R-A il V-N-O. Lo scorso sarà romanzo, lei è andata a parlare. No, io non lo do più. Signora ai limoni, Benvenuta Ira, benvenuta con questo text to speech meraviglioso. Ma dai che schifezza, esatto, guarda che cavolo. Comunque la My Mary mi sta dando veramente molte delusioni, deludendo. Ci dica benvenuta e ci dica cara Ira da dove viene, se ha voglia di presentarsi. Oddio, che ridere. Quanti colori devo shippare? Devi shippare un colore di due tonalità differenti. E un colore molto scuro che può anche essere un nero per fare appunto questa cosa che sto facendo io per le ombre più scure. Madonna, come rimangono male sti acrilici, ragazzi. Ho sporcato il PC. No, dicevo che la pronuncia del text fa schifo, non è tuo. No, pensavo i colori di My Mary. Ho trovato i My Mary da tua mamma. Bene. Comunque io anche quelli della Lidl mi piacciono. Babi, ma non puzzano, io ce li avevo. Puzzavano come delle capre. C'ha un odore del genere, non so che cavolo ci avessero fatto. Orribili.
E poi erano super viscosi e non coprenti, non lo so. Ho delle riserve per la Lidl. Allora vado qui che si sta asciugando, no, si è asciugato. Da rinforzare un po' sto colorino smorto che mi ha fatto tutte le righe. Oila, sono Pirulo Monito, quindi benvenuto. Ah, ok. Appena visto Arte Tradizionale mi sono fiondato sulla live. Ci racconti di lei, Pirulo Monito? Se mi vuoi dire il tuo nome, ti chiamo per nome per quanto mi ricordo. Apos 1986 CIRD Sì. X4. Qui stiamo raggiungendo delle vette culturalmente elevatissime. Sono fiero di tutti voi, cuore rosso. Sara trattino basso J trattino basso CIRD Sì. X4. Capra 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 faccina che starnutisce faccina che vomita faccina con mascherina lacrime di gioia, lacrime di gioia. Oh, vi piace quando vi legge le faccine, vi piace? Comunque, volevo dire al nuovo arrivato di dirmi per favore il suo nome perché. Ah, ok, su di me non c'è tanto da dire, mi garba l'handmade con legno, metallo e resina, sono appassionato di aerografia. Fico, ti dico che se vuoi tutti i martedì dalle 16:30 come oggi in poi facciamo il corso, di solito è il corso d'acquarello. Oggi abbiamo un po' divagato facendo una tecnica mista acquarello più acrilico, tra un po'. Userò le matite colorate. Se vuoi, ogni martedì c'è la lezione appunto di pittura. Se fai, come cazzo si dice? Punto esclamativo Telegram, c'è anche il gruppo Telegram dove metto la reference. Parliamo di stronzate, parliamo di cose serie, parliamo di materiali. Se ti va di unirti, ti aspettiamo. Se ti va di dirmi il tuo nome, riesco a chiamarti. Sara, ti amo. Ah, il mio nome è Simone. Perfetto, Simone, grazie. Telegram. Ma è bellissimo, ci puoi anche dire se hai un pagina IG. Esatto, spamma pagina, spamma pagina. L'aerografo è una figata, mi ero imbabita alle superiori e in accademia con l'aerografo. Ma è tanto difficile, i colori da aerografo costano una fucilata e sporchi dappertutto. Però è molto bello l'aerografo. Cos'è aerografi? Ok. Più o meno quest'ombra mi soddisfa abbastanza, dai. Ora guardate che schifo questa, c'è proprio da ritoccare. Io mi fermo, se no diventa una crosta. Va bene, fermati. Allora spamma, spamma, spamma. Anzi, se vieni su Telegram, spamma anche su Telegram perché io adesso non posso guardarti su IG. Però mi fa piacere venirti a vedere dopo, quando ho finito la live. Io aerografo le mie creazioni e customizzo quello che capita. Ma che meraviglia! E che creazioni fai con la resina? Mi piacciono queste cose di arti differenti. Anche quando è arrivato Luca, che lui è fumettista, sono contenta se le persone che fanno cose differenti si uniscono qui. Mi piace. Sul costo delle lecce hai ragione, ma se mi drogavo spendevo meno. Poi mi pare che le vernici d'aerografo siano minuscole, cioè i barattolini siano minuscoli perché poi sono già diluiti. E quindi mi ricordo che veramente costano una fracassata. Anche la resina costa un rene. Io non aerografo che usavo per vetri di casa mia 20 anni fa e più toccato resina. Ho tutto ma mai il tempo per iniziare. Io trovo che l'aerografo sia una figata, ma credo ci voglia un controllo. Sì. Ci vuole un controllo assoluto. Ho tolto da qui i ninja perché non sapevo dove metterli da questa inquadratura. Poi mi dispiace, ragazzi. Poi siete nelle altre inquadrature voi ninja. Anzi, non siete più ninja, Richard Benson, Renato Zero, quello che siete.
Perché qua c'era un sovraffollamento di cose e visto che c'è anche la mia faccia non ci stava tutto. Però non si vedeva la cosa principale. Sì. Angel Design Shield X4. Quanti magenti hai usato? Quanti magent? Ho usato il fluo e un magent e un bianco. Fine. Poi ho fatto il viola che sto usando adesso con il magent e il blu. Semplice così. Fatto Simone, messo segui, poi con calma guardi i tuoi lavori. Ciao Viola! Oggi non è da casa, ma sto ascoltando voi ridendo a crepapelle. Molto bene. Sul flauto del Titanic suonato di merda. Benvenuto tra di noi, se ti vuoi presentare, siamo qui. Vi prego, mandatemi un elio, per favore, un elio, mi serve. Scusate, mettiamo un po' di musica, ma grazie a te per aver condiviso con noi. Buonasera a tutti, sono Matteo di Milano e tu di dove sei? Valentina da Genova, benvenuto. Grazie mille, dopo vado a vedere le vostre opere. Matteo, ma tu dipingi? Io ho tre dipinti Krause in croce. Bisogna rimpinguare questo Instagram. Allora, questo è quello che ho fatto fino adesso. Adesso bisogna un po' andare a sistemare queste zone, no? Quindi io prendo un turquoise. Io sto a sud di Genova. In che senso a sud di Genova? Siamo lunghi noi. Cos'è sud? Cioè, sei in Toscana, ma siete tutti di Genova. No, io ho imparato a dipingere, ma ho mollato perché preferisco usare il computer. Beh, potresti venire a fare il digitale mentre io faccio tradizionale. Ci sta. Erminio l'abbiamo perso, non lo so. Allora, vado qui a mettere con l'acquarello un turchese perché secondo il mio cervello ci sta bene. Se invece voi l'avete fatto uguale alla reference, nella reference io ho utilizzato un verde, ftalo e un blu. Poi lo vado un po' a intensificare con un blu qua vicino. Minchia ragazzi, c'ho una fame. Ma una fame. Devo dire a Damiano se mi taglia i cetrioli, ora glielo dico. Io con il digitale ci ho litigato 3 mesi di agonia, un solo lavoro concluso. Ma io non ho i soldi per comprarmi l'iPad, però il mio problema è che con il digitale veramente io lo spacco, spacco tutto. Ah, scusate, devo mandare un messaggio. Aiuto. Allora. Ciao, ho scritto mi tagli e mi ha scritto montagli. Vabbè. Ok, grazie. Ma dicevi che sono ragione. Hai ragione, sono nuovo di questa tua live e ti lagga la webcam quella in alto? Come mi lagga? Mi lagga la Canon? Perché mi lagga? No, io la vedo normale. Se vengo a Genova ti vengo a conoscere. Dobbiamo fare una rimpatriata, ragazzi. Quando se ne va il Covid, facciamo un incontro. Comunque, ragazzi, io ti vedo bene. Io vado. Io.
La vedo laggare, ma che strano. Come mai mi vedi laggare? Laggare è un altro termine da gamer. Comunque, Matteo, anche tu, se vuoi unirti a Twitch, a Telegram, scusami, abbiamo un gruppo dove parliamo di arte, di minchiate, faccio le correzioni dei lavori, quindi punto esclamativo Telegram, se vuoi unirti a noi, sei il benvenuto. Ho parlato e sono andata storta. Brava, Vale. Allora, scusate se ora non vi leggo, però qua facciamo sempre notte. Almeno finisco il bordo. Quindi sto usando gli acquarelli per fare questa parte qua, bagnato su asciutto, e sto usando un oltremare e un turchese di cobalto. Che fame! Per pazzo, sì, pazzo per Gesù! Pazzo per Gesù! Ci ho messo dei suoni che sono mortali. Ecco, il giusto dritto è così. Ok, adesso andiamo, aspettiamo che si asciughi un attimo e andiamo a intervenire con le matite. Vai ad asciugarti. Allora. Ok, va bene. Grazie, sei simpatica. Grazie. In inglese Fahrenheit. Devo scappare, ho visto tanta gente nuova, sono molto happy. Grazie, Angie, ti mando un bacino. In inglese ho strafame, come si dice. Io ho appena mangiato una fiesta, ma non è vero che ti passa la fame. Allora, a me succede con la frutta. Se io ho fame, mi mangio una mela, mi si apre una voragine grossa come un'autocisterna. Comunque si vede che ho preso il sole, ma cosa? Sono ancora pallida. Io mi metto al sole, dico, ora prendo un'ora di sole, arriva le nuvole. Grazie. Ciao Angie, no, vi prego, non iniziamo col cibo. Buona la fiesta, io la fiesta l'adoro. Credo che finirò la confezione, ma no. Quanti anni hai? Perché noi l'altra volta abbiamo aperto un dibattito sul fatto che dopo una certa età, se mangi un po' di più, diventi tipo un ciccione e ingrassi solo a guardarle le fieste. Ma usi trucchi sul viso? Cioè? Se sono truccata? Sì che sono truccata. Ci manca che mi faccia vedere struccata, poi vi svenite tutti. L'altra volta Cori mi mandava i vocali mentre mangiavo un magnum. Mamma, posso fart vale? Sì, vai, vai, vai con la scoreggia. 33. Oh, meno male. Sono mega magro, ma beato te. Ragazzi, la mia droga del periodo sono Chiesta Fonsis Estate. Fiesta Fonsis Estate. Ragazzi, basta. Vengo, vengo. Ah, cuoto, bene. Allora, quindi dobbiamo odiare. Bene, me lo appunto. Ma che schifo, vabbè, ma la scoreggina. Ma che schifo. Allora, le matite che usa l'emo per fare. Serve un azzurro o un blu. Infatti userò anche un blu. Io sto usando le lira e basta. Poi serve un arancio,
Bello questo. Questo è un sopravvissuto da liceo, quindi ha più di 20 anni tipo. E poi un viola. E però quasi quasi mi uso il viola della Carisma. Le Carisma sono matite vecchissime che non sono più in commercio e sono meravigliose. Ok, poi il temperino è una scorreggia bagnata, ma ragazzi, ho le lacrime agli occhi. Ma per una scorreggia, dov'è il mio temperino marcio di Tiger? Il temperino marcio di Tiger. Ragazzi, a breve vi devo lasciare che se non riesco a fare la spesa prendo le botte e non mangi, caro. Vieni su Telegram, dai, vieni su Telegram a parlare con noi. Ma se mi cade il temperino e merda coi pinoli, torno sul mio foglio e zoomo anche. Buona spesa comunque. Ciao Simone, benvenuto. Ti aspettiamo la prossima volta. Allora, partiamo a temperare l'arancio, che però volevo usare l'altro. Ok, io non uso spesso le matite colorate perché mi cadono e mi si spaccano le punte, quindi, cioè le mine, quindi mi incazzo come una iena. Parto con l'arancio a scusate, prendo un'inquadratura più decente. A dopo se siete ancora in live. Grazie a te, baci baci e buona spesa. E comunque sabato la mia cavalla ha scorreggiato 3 volte in faccia. Minchia, quello è pesante, eh. Allora vado leggera come l'aria. Ci dica Francesca. Cocoa Planet Cheered X4. Ho quasi finito i beat, piango male, non posso vivere senza il flauto. Adesso rimedio, Sara, il vino, signora i limoni. Non puoi vivere senza il flauto. Allora, intanto vado leggera, proprio leggera, con la matita. E faccio tipo delle righette molto leggere, incrociate. Si fa sempre in tempo a scurire, ma non si può alleggerire, quindi è meglio andare per gradi. Così. Prendo il viola. Niente vino, coco, sto a dieta. Eravamo all'aria aperta, sì, ho capito, minchia. Ragazzi, ho bisogno di fare la pipì, però me la terrò. Me la tengo un pochettino, vediamo quanto resisto. Allora, qui, viola, leggeri. Leggeri. In che senso non puoi vivere senza il flauto? Sto male. Antonio, sei morto? Antonio non parla più? Sara, è morto Sara Antonio? trattino basso J trattino basso Cird X4. Sì. Vado ad affettare carne. Ciao Vale e ragazzi, grazie degli insegnamenti e delle risate e della compagnia. Scusa, cosa vuol dire vado a fettare carne? Vado a fettare carne, va bene, vai a fettare carne, buon appetito, Sara. Bacino. Mi è sparito il buon Antonio. Vado a fettare carne. Sarà arrivata la puzza della fart. Grazie Sara, a presto. Eccolo, eccolo. Ok, io ho preso i blu, ma a me non servono i blu.
Franci, se vuoi, su YouTube c'è la versione completa del flauto Titanic suonato male, quindi se vuoi ascoltarlo a ripetizione durante le tue sessioni di pittura, vada pure. Dicevo che io ho preso i blu, ma non mi servono un cavolo, perché io ho fatto il piatto fucsia, quindi mi servono dei rosa più che dei blu. Se voi avete fatto il blu, se voi avete fatto il piatto blu, vi servirà la matita blu. Ma io no, quindi ho preso i blu per rappresentazione. C'ho una fame nera, c'ho proprio lo stomaco che fa cucucu. Allora, ok, mi ero immaginata te che andavi in giro per casa suonando continuamente. È arrivata un'altra scorreccia. Apos 1986 Child X4 e non trovavo più la confezione da 48 di Prismacolor, nonostante okay, non li utilizzi spessissimo, mi era preso un infarto, faccina leggermente imbronciata, faccina perseverante, faccina frustrata, faccina stanca. Scusa, la faccina perseverante quale sarebbe? Cioè, si droga sto coso comunque. Ok, qui aggiungo ancora un po' di violetto e poi direi che i lemon non li tocchiamo più. Però vado assolutamente a scurire certe zone del piatto. Quindi mi serve, vediamo se ce l'ho. Questo che cazzarola di colore è? Sì, questo va bene. Questo è troppo chiaro. Eccolo. Questo è fico. Eccolo qua. Ok. In un cassetto dimenticato da Dio. Non ti facevo tipo da matite, sai? Allora vado a intensificare e a sistemare un po' il mio piatto con la matita. Faccio dei tratti lunghi, mano leggera e sfumo. Mi raccomando, mano leggera per sfumare. Più premete, ovviamente, più viene scuro. Più lasciate la mano leggera e più viene chiaro il tratto. Ma io cosa sto riprendendo? Ma non mi dite niente? Mannaia. Ok, aspettate che abbasso un po' la luminosità perché così non si vede un caso. Scusate, ma sto coso dice perseverante, non dice limoni. Non lo so che problemi ha. È assurdo, ragazzi, assurdo. Se le vendi riesci a ristrutturare casa con i soldi che ci fai, ma anche con gli acquarelli che gli hai fatto comprare tu, Franci. Di Daniel Smith. Adesso tu e Corina mi avete fatto venire voglia di comprare quegli altri acquarelli, ma resisterò perché, cioè, adesso non mi servono, mi sono appena presa anche i nuovi granulati, quindi me l'aveva regalato il boss dello studio dove lavoravo il primo anno che stavo a studio. Brava, che disagio è? Io non mi prendo responsabilità. Allora, devo comprarmi un temperino, perché questo non ci entrano le matite. Non è che ripasso tutto con la matita, faccio delle zone dove voglio intensificare un po'. Se ripasso tutto non ha molto senso quello che ho fatto prima, no? Magari sistemo i bordi, sfumo un po' dove voglio che sia un po' più scuro. Sì, sono dei signori acquarelli, cazzo, per quello che costano devono veramente
performare come i draghi. E invece quelli che ha fatto vedere Corinna oggi nelle stories, che quelli devono essere figli. Ci dica. Apas 1986 Cird X4. Manufra non ha responsabilità, dai. Poi sono fighissimi. C'è da dire che la battuta mi ha fatto troppo ridere. Ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Cosa cazzo ha detto con il text to speech? Non sa parlare oggi. Ha dei problemi di parola. Come me, del resto. Ridere a crepapelle, ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Ridere a crepapelle. Vado a intensificare qui sopra. Con le matite. Ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Ok. Adesso ho tre commissioni di cose molto particolari che non pensavo neanche. Cioè, c'è una persona che mi ha chiesto se gli faccio quei metri per misurare i bambini. Quindi devo andare praticamente dal falegname. Sto sempre molto leggera con la matita. Devo andare dal falegname e farmi tagliare tre sagome di legno da un metro per 30 centimetri, dipingere da tutti e due i lati, anzi vi chiedo una consulenza, appunto devo fare questi metri, la misura 1 metro per 30 centimetri di larghezza e dipingere di un colore base da entrambi i lati e poi nel lato frontale fare appunto la misurazione del metro, quindi tutte le tacche, e poi personalizzarle con le persone della famiglia, dei bambini che nasceranno e i loro cani. Ora, secondo voi quanto dovrei chiedere per tre lavori del genere? Perché ho guardato un po' i prezzi su Etsy e costano dai 50 euro in su, che mi sembra anche poco, però sono lavorati grezzi, nel senso che il fondo è color legno, lui lo vuole dipinto fronte retro, quindi devo darci la cementite, poi devo darci il colore fronte retro e poi fai la personalizzazione. Li fai d'acrilico, 50 e poco. Li faccio, allora do una mano di cementite sopra, sì, pensavo di farli o a smalto o ad acrilico. E poi sopra ancora tutta la personalizzazione dei personaggi li faccio ad acrilico sicuramente. 300 euro, minchia, tantino, 300 euro, ci sta, quindi 100 euro a coso, potrei fare 80 a coso, perché 300 è un po' tantino. Ora se fosse uno unico sì, glielo farei pagare 100. Ma visto che me ne ha ordinati tre, li faccio una specie di forfait, quindi posso fare 70 l'uno. Esatto quanto tempo ci impiegherai secondo te? Secondo me abbastanza, perché la lavorazione è abbastanza lunga, soprattutto per dipingere fronte retro. E fare in modo che soprattutto quando lo dipingo davanti non si macchi dietro, è un po' un casino quello. Non lo so, mi sa che faccio 80 l'uno. Ciao Rox, buonasera, ma pensavo questa cosa, una 70 l'uno, sì, potrebbe starci, non meno di 2,50. Vabbè, glielo propongo, poi si vede. Ora i limoni, signore! The Rocks, oggi limoni a bomba. Stiamo finendo l'opera. Ok, non so se continuare, forse qua aggiungo ancora un po' di scuro. Comunque è una richiesta molto particolare che
la cosa che mi... non so se sto facendo bene, perché allora, un conto è fare l'artista che fa quadri, ok, poi io però faccio illustrazioni, oggettistica, e quindi non lo so, forse a livello di brand la faccenda si complica un pochettino, perché un po' metto in difficoltà le persone a capire cosa realmente faccio, però io mi diverto a fare queste cose. Io quando faccio i quadri non sono rilassata, io mi stresso un sacco, mi piace tanto, mi diverto, ma non sono rilassata perché ho un'altissima aspettativa, quindi non mi rilasso. Invece a fare queste cose più, come dire, di manuali, handmade, mi rilasso un po' di più, quindi me ne sbatto il cazzo, le faccio. Cioè, me ne frego del brand, di quello che passo, però le faccio e basta. Cosa dite? Faccio male? 80 mi sembra giusto, va bene, allora 80 sia. Domenica, mio insegnante di Urban ha messo in vendita 3 sul 4, una 4,250. Ci sta, ci sta. Non credo che mi succederà mai, meno se proprio valutare il costo del lavoro artistico. Dipende dalle cose che si fanno. Si fa anche una certa... ricerca su gente che fa la stessa cosa, si vedono anche un po' i prezzi. Fatti su carta pergamenata egizia, che cosa, Luca? Secondo me, se è qualcosa che ti piace tanto, ti guadagnato. Ma sì, non mi piace, mi diverto, se no non lo farei. Allora, io ho finito, questi sono i limoni. Andiamo a staccare. Allora, dal vivo sono più fluo di quello che vedete. Dopo vi faccio la foto. Nel frattempo, se avete voglia, mandatemeli su Telegram i vostri, così li guardiamo. Vale, che carta ho usato? La XL della Canson cellulosa. Oggi non vado a sprecarmi la Arsh per queste robe. E come sempre ci stupisci, addirittura. Grazie. Siete troppo buoni. Allora, vediamo se riesco a non strappare la carta, perché non ho voglia di usare il phon per togliere lo scotch. Ok, non l'ho strappata, bene. Sono fantastici, ho lavorato troppo frettolosamente, ma Mary, poi lo puoi rifare in mille colori, in mille cose. Ora ve lo faccio vedere. Grazie. Ci dica Antonio. Apas 1986 X5. Io ho fatto un webinar sulla valutazione delle opere d'arte. Un casino, però, come dice Vale, di base c'è una ricerca di mercato sul, esatto, costo di quella tipologia, esatto, di opera. Poi ci sono altri 6.483.647 fattori da valutare. Esatto, una cosa che non funziona in Italia, e non, cioè non funziona all'estero, ma in Italia è usata molto, è il fattore d'artista, che è una grandissima stronzata e non si usa più, però si fanno delle ricerche di mercato, si cerca di capire più o meno quanto la concorrenza mette più o meno le creazioni dello stesso genere, ecco. Sempre di che le tue lezioni, grazie Vale. Betty, grazie a te, belle. Io, ragazzi, faccio un attimo la pipì, aspettate, voi mandatemi i lavori su Telegram e arrivo subito, sennò crepo. Arrivo. Lo scorso 4 marzo lei è andata a Bari. No, io non lo vedo più.
più. Signora, i limoni, signora! Signora, i limoni, signora! Cosa è successo? Chi è arrivato? Buonasera, ciao gara del deserto. Eccomi, scusa, mi ero imbattuto. Benvenuto o benvenuta. È la pioggia o qualcuno ha lasciato il faro da sera acceso? Ma che pioggia? C'è il sole adesso. Cosa c'è scritto qua sopra? Ah, c'è quello che ha scritto. Perché c'è quello che hai scritto, Antonio, 3 ore fa? Grazie per la lezione. Ciao Mari, buona serata. Il mio PC fa un casino del genere. Grazie, mi chiamo Leonora. Piacere a te. Oggi abbiamo dipinto i lemon, che così sembrano rosa, in realtà sono fluo. Anzi, faccio vedere la diversità tra la reference che avevo preparato e quella che ho fatto oggi. E trovo carine entrambe. Cara gara del deserto, ogni martedì noi dipingiamo. Se ti vuoi unire a noi, c'è Telegram a disposizione. Quindi fai punto esclamativo Telegram, ti esce Telegram, dove metto tutti i martedì, cioè tutte le domeniche, le reference per il martedì. Di solito dipingiamo ad acquarello. Oggi ci siamo sparati una tecnica mista, acrilici più acquarelli più matite colorate. Grazie perché mi linkate il Telegram, anzi adesso vado su Telegram a vedere cosa avete combinato. Intanto lo apro. Allora, Telegram, cosa ho scritto? Telegram, me l'avete mandati? Perché alla fine di solito, minchia, 16 messaggi, alla fine di solito facciamo le correzioni. Allora, tanto vado a vedere e arrivo da voi. Cosa avete messo? Allora, arrivo, eh. Allora, eccoli qui, ma che meraviglia! Anche oggi avete ciucciato i pennelli radioattivi? Ecco, allora, facciamo Telegram, siete pronti? Allora, limoni di Vale. Limoni di Vale, cosa? Che ha fatto anche dei limoni volanti, brava Vale. Mi sembra tutto molto bello, lei ha fatto tutto all'acquarello. Se vuoi un consiglio, se mi ascolterai, perché non so se ci sei ancora, non credo, rafforzerei un po' di giallo sui limoni per renderli un po' più strong. Anche l'arancio, aggiungerei un po' di arancio per renderli più strong. Comunque, molto bene, Vale, molto bene. Ci siete, ragazzi? Mary, ma che figo! Mi piace tantissimo. Hai fatto bene anche a fare il fondo blu perché ci sta bene. E vedete come risalta bene il blu con il giallo, perché come vi ho detto sono colori complementari e stanno benissimo, ragazzi. Stavo commentando sul gruppo. Sì, scansiono. Bravo Antonio, bravo. Antonio è bravo perché da quando l'ho cazziato che non si fanno più le foto maffe con le tovaglie, lui mi fa le scansioni. Questo è meraviglioso. L'unica cosa che proprio, hai fatto i limoni un pochino più grossi rispetto al piatto, perché
qui il protagonista è un pochettino di più il piatto, mentre dovevano essere i limoni, ma questa è una cazzata, non... è molto molto bello, mi piacciono le pennellate che si vedono così, mi piace proprio tanto, brava. Betty cara che ha fatto i limoni con il viola, mi piacciono moltissimo. Il viola è un po' cupo, avrei asportato un po' di colore. Ma che cos'è? Acrilico, tempera, cos'hai fatto? Cosa hai usato? Comunque, hai usato il viola un po' troppo acquarellato. I limoni vanno bene, avrei messo un po' più di giallo per rendere ancora più strong, per fare un po' di stacco. Atos 1986 Cird X4. Allora mi ha segnato nell'animo quel cazziatone, no dai scherzo, lingua fuori con occhiolino. Sì che ti ha segnato, lo so. Cocoa Planet Cird X4. Cosa avete contro le tovaglie cinesi? Le tovaglie cinesi, quando fate le foto ai dipinti, non vanno bene le tovaglie cinesi. Così vi ho cazziati. Questo è. Allora, il colore del viola è un po' troppo diluito. Se l'avessi usato un pochettino più pastoso, e anche il bianco, qui è molto diluito il bianco, più pastoso, saresti riuscita a fare delle pennellate più coprenti. Mi piace molto, qui avrei messo un arancio, perché nel limone ce n'è poco di arancio, l'avrei inserito qua, così proprio risaltava di brutto il viola essendo il complementare dell'arancio. Però Betty cara, complimenti anche a te. Babs, che bello questo colore, meraviglia, sto viola è fighissimo, sì è vero. Allora, mi piace tantissimo, hai anche fatto un effetto legno qua, ma grande, cioè, l'unica cosa, cosa cazzo vuoi? Mi mandano messaggi, il mio PC mi manda messaggi, l'unica cosa, i bordi leggermente più precisi, perché anche qua vedi, puoi sempre riprenderli leggermente più precisi, perché secondo me è meglio farli un po' più precisi. Anche qua è troppo netto, arrotondi un po', però mi piace molto, sì. Grazie Vale, prego Betty, mi piace sto verde, è molto fico. Se vuoi rafforzare anche tu, ma ci avete paura del giallo ragazzi? Cioè, perché non usate il giallo? Guarda come sono gialli i miei limoni. Perché avete paura del giallo? Più giallo, più giallo, più giallo per tutti. Lo so che magari avete una mano un po' più leggera della mia, però il giallo poi tende a schiarire, quindi si perde un po', quindi più giallo ragazzi. Spacco tutto. Ho fatto il tavolo di legno, è bellissimo, mi piace un sacco, e anche sto verde pavone, verde petrolio, molto molto fico. Brava Babs, brava. Taisia è... cazzo che figo! No ragazzi, questo è meraviglioso, brava. Mi piace tutto. Mi piace il colore di fondo, mi piace come hai fatto il piatto. Vedete, quando vi dicevo, le pennellate... Allora, vi rifaccio vedere. La pennellata un pochettino più, come dire... che si vede più in vista, invece questo, il suo, ha delle pennellate molto più leccate, quindi sono più lisce e non ci sono, non si vedono. Questo è un altro modo per utilizzare gli acrilici, come con l'olio poi si può utilizzare in mille modi diversi. Lei ha deciso di utilizzarlo in questo modo un po' più liscio e senza la vista delle pennellate. È molto molto bello, brava brava brava. Poi minchia, attenzione qua, Sir William ha fatto una bomba, grazie. Sì, non mi piace le pennellate, tiro sempre molto colore, adesso è molto molto bello, bravissima, veramente molto bello. Sir William ha lanciato la sua bomba anche lei, fantastico, mi piace veramente molto.
e hai deciso di fare il piatto di ceramica bianco, ci sta bene. E l'unica cosa allora, l'ombra. Come fare a fare l'ombra? Se tu hai un piatto bianco, quindi con delle ombre tendenti al bluastro, al grigiastro, avrai preso un po' di giallo del limone, un po' del colore del piatto, l'avrai mischiato e avrai creato una tinta neutra per fare l'ombra, che riprendesse sia il colore dell'oggetto che porta l'ombra sul piatto che il piatto stesso. Quindi bene, ma queste ombre blu un po' danno noia visivamente. Quindi la prossima volta, se vuoi, puoi fare così: prendi il colore dell'oggetto e il colore, scusate, la sveglia, e il colore dell'ombra dove si va a appoggiare l'ombra, quindi in questo caso grigio, e quindi fai un mix di questi due colori, avrai una tinta neutra per fare l'ombra perfetta. Qui arrivano cose. Cos'è sta roba, Luca? Cos'è, Luca? È una caramella, vero? È uno dei coccodrilli gommosi al limone. Remy, che meraviglia! Brava, anche tu, bravissima. Non ho niente da dire, mi piace molto. Hai fatto tutto d'acquarello, mi piace veramente molto. Fantastico. Bello. Anche il fondo si poteva fare sul giallo volendo, quindi mi piace molto. Brava, non ho veramente correzioni. Minchia Antonio, ma cosa hai fatto? Una figata ha fatto Antonio. Aspettate che vi leggo. Sto viola è fighissimo. Ottimo, grazie Vale. Grazie, mi sono un po' persa nel piatto. No, non c'è problema. Mi avete detto che state a caso, avete fatto delle figate. Vabbè, Antonio, come al solito, nel figurativo spacca i culi, non posso dire niente. Guardate che meraviglia il riflesso. Antonio, top, veramente molto molto figo. Mi piace anche il fondo, bravo. Stupendo Antonio, bellissimo, ma ragazzi, Antonio, cioè. Lui è già navigato, cioè non so perché sia qui, per divertimento, credo. Io ne sono molto onorata. Bravissimo, Antonio, bellissimo. Poi basta, finiti? Per ora sono finiti qua. Bravi ragazzi, complimenti a tutti. Quello sfondo lo amo, ma veramente bravi. Antonio fa le foto imbrogli. In realtà mi sono scordata un piccolo particolare. Ok, mi state scrivendo? Sono dimenticata che qua ci andava un po' di giallo a matita perché volevo fare una sorta di riflesso portato dei limoni. Ora non si vedrà, poi dalla foto ve lo faccio vedere meglio, che si vede. Ok. Cosa mi state facendo? Cosa mi state mandando? Sembra una foto, bravo Antonio. Anche Antonio, vi volevo far vedere una cosa di quello di Antonio. Anche Antonio ha una pittura molto leccata, non è un dispregiativo, ma è vero, è una pittura molto liscia, non si vedono tanto le pennellate. Questa è una sua particolarità. E in più ha utilizzato le matite in maniera molto morbida, infatti qua si vede benissimo la morbidezza della matita, che appunto ha una seconda texture e sta molto bene con quello che ha fatto, diciamo, per la pittura acrilica. Quindi mi piacciono sia i modi di dipingere metti tutte le schermate. Mi piacciono i modi di dipingere sia con pennellate molto evidenti che con pennellate molto lisce. Grazie raga, nei cieli faccio cagare con i limoni me stringono, che scemo. Mi manca la penna gel. No, oggi niente penna gel.
Allora, qui continuate a scrivere. Direi che è giunto il momento di andare a mangiare, ragazzi. Sto crepando di fame. Siete stati tutti bravissimi. Sì, in queste ultime due lezioni avete fatto dei pam pam pazzeschi, veramente. Allora, vi ricordo che domani alle ore 16, Antonio, non ricordo se 16 o 16:30, ci dica, sul profilo di Antonio underscore pace underscore art ci sarà la diretta sua su questo soggetto che gli verrà a noia, credo, con i colori a olio. Quindi andate da Antonio domani perché farà una bomba e vi farà come vedere come farla una bomba, eh? E niente, io vado a magnà e vi ringrazio per questa diretta. Mandatemi i vostri lavori anche su Instagram, vi mando un bacio. Mi si è scaricata la batteria, ma tanto abbiamo finito. Vi mando un bacio grande grande, mi salutate. Apos 1986 Child X5. Bravi bravi raga, se posso permettermi migliorate a bomba ogni volta, mani che applaudono, mani che esatto. Applaudono, mani che applaudono, mani che applaudono, mani che applaudono. Esatto, migliorate ogni volta, bravo Antonio. Grazie a voi ragazzi, vi mando un bacio grande, buon appetito, c'ho una voragine al posto della pancia. Ci vediamo domani da Antonio, ragazzi, mi raccomando. Buona serata e buoni limoni a tutti, ciao!